Davvero nel 1947 a Roswell, nel New Mexico, cadde un disco volante con a bordo un equipaggio di extraterrestri? È uno dei più celebri episodi nella storia dell'ufologia e sembra che qualcosa accadde veramente. Già, ma che cosa? Di questo parleremo oggi nel nuovo episodio di Strane Storie dell'incidente di Roswell. Ben ritrovati, io sono Massimo Polidoro e come ogni venerdì siamo ancora qui insieme per indagare storie misteriose e all'apparenza inspiegabili, ma come sapete ormai benissimo, spesso le apparenze ingannano. Se è la prima volta che capitate qui, ma come me siete curiosi di tutto quello che è insolito e misterioso, vi invito a iscrivervi al mio canale. Per non perdere i prossimi episodi, vi suggerisco di cliccare anche sulla campanellina. E ora incominciamo! Roswell, New Mexico. Questa città assopita nel sud-ovest americano un tempo era famosa per la sua base aerea. Ma nel 1947 le cose cambiano quando un allevatore locale riferisce l'impatto di una navicella aliena sulla sua proprietà. Diverse settimane dopo l'esercito statunitense afferma con un comunicato stampa l'esistenza di un velivolo alieno. Il giorno dopo l'esercito cambia versione e annuncia che quello ritrovato è un pallone meteorologico. Le dichiarazioni contrastanti diffondono onde d'urto in tutto il mondo e il nome Roswell diventa una parola in codice della cultura pop che collegherà le visite extraterrestri con i misteri irrisolti. Con queste parole, nella serie Ancient Aliens viene introdotto uno dei misteri ufologici più famosi, quello di Roswell. La domanda che ci si pone è semplice: perché mai, se in quella cittadina fosse davvero caduta un'astronave aliena, gli americani dovrebbero nasconderla? È difficile spiegare perché l'incidente di Roswell sarebbe stato insabbiato, risponde Nick Pope, un ex impiegato al Ministero della Difesa britannico. Secondo alcuni, queste informazioni manderebbero in frantumi la nostra visione del mondo. Si teme che, rivelando ciò che è accaduto realmente, qui si distruggerebbero i miti a cui teniamo di più sulle origini della razza umana, sulla nostra storia e sulla nostra archeologia, aggiunge Stephen Greer, direttore di un progetto volto a rendere pubblici eventuali segreti legati agli UFO. Questo è tutto quanto si racconta circa l'incidente di Roswell, lasciando intendere che la caduta di un disco volante e la sua cattura da parte dell'esercito americano siano un dato di fatto assolutamente certo e documentato. Un po' poco, però, per farsi un'idea completa di ciò che accadde veramente a Roswell. Proviamo allora noi ad andare un po' più a fondo. L'8 luglio 1947 il Roswell Daily Record titolava «La RAF cattura un disco volante in un ranch nella regione di Roswell». Si faceva riferimento a un presunto disco volante precipitato il 2 luglio nel Foster Ranch di Corona, circa 120 km a nord-ovest di Roswell. I rottami del velivolo erano stati ritrovati da tale Mac Bresel, proprietario del ranch. Il 14 giugno Bresel stava facendo il suo solito giro di ispezione all'allevamento di pecore della fattoria quando per caso notò quegli strani frammenti. Aveva fretta, raccontò in seguito, e quindi non ebbe il tempo di fermarsi a osservare da vicino le cose che aveva visto sparpagliate per terra. 10 giorni dopo la scoperta di Bresel, un pilota statunitense, Kenneth Arnold, mentre volava nei cieli dello stato di Washington, a bordo del suo aereo privato, osservò 9 oggetti discoidali che si muovevano in formazione a circa 2000 km l'ora nei pressi del monte Rainier. Seppure privo di un riscontro oggettivo, l'avvistamento di Arnold, che rappresenta il primo avvistamento ufficiale di un disco volante, fece registrare immediatamente una serie di altri avvistamenti. Entro il 4 luglio i giornali avevano già pubblicato centinaia di testimonianze di UFO nei cieli degli Stati Uniti. Così, dopo aver sentito parlare di questi misteriosi oggetti volanti e probabilmente anche di una presunta ricompensa in palio per chiunque ne avesse scovato uno, 10 giorni dopo il ritrovamento nel campo, Bresel decise di parlare della faccenda allo sceriffo George Wilcox. Quest'ultimo, accompagnato da Bresel e da un uomo in abiti borghesi, probabilmente un militare, andò sul luogo del ritrovamento e raccolse ciò che rimaneva dell'UFO. Il materiale, pezzi di gomma, stagnola, carta piuttosto robusta, nastro adesivo e alcune asticelle,
pesava meno di 3 kg e sul nastro adesivo erano stampati degli strani segni che qualcuno interpretò come un misterioso geroglifico. Brazel aveva in passato recuperato due palloni sonda nel suo ranch, di quelli usati per le rilevazioni di tipo meteorologico, ed era sicuro che quello che aveva appena recuperato non era un oggetto di quel tipo. Walter Holt, l'allora ufficiale addetto alla stampa del 509° reparto dell'esercito, racconta di essere stato incaricato dal colonnello William Blanchard, comandante del gruppo, di rilasciare una dichiarazione stampa. Holt, 50 anni dopo, ricordava che Blanchard disse: «Possediamo un disco volante, questa cosa si è schiantata a nord di Roswell e abbiamo mandato il tutto al generale Ramey dell'ottavo reparto dell'aeronautica a Fort Worth». La dichiarazione pubblica di Holt fece molto scalpore. Il Roswell Daily Record dell'8 luglio uscì con il titolo già citato circa la cattura di un disco volante in una fattoria di Roswell. La notizia di tale cattura si diffuse rapidamente e le linee telefoniche dell'ufficio dello sceriffo Wilcox e del tenente Holt furono intasate per ore dalla stampa di tutto il mondo. Ma il tumulto durò poco. Il 9 luglio sul Fort Worth Morning Star Telegram veniva riportato un articolo di James Bond Johnson, il quale riferiva che il sergente maggiore Irving Newton nella stazione meteorologica della base aerea di Fort Worth aveva identificato l'oggetto rinvenuto come un pallone Ray Wind, usato per determinare la direzione e la velocità dei venti in alta quota. Le foto scattate da Johnson ritraevano il giovane ufficiale meteorologo che sorreggeva i detriti del pallone recuperato, il quale non sarebbe stato immediatamente riconosciuto perché ignoto al personale della base di Roswell. Il caso per il momento si chiude qui e rimane una piccola curiosità locale. Ma 30 anni dopo succede qualcosa. È solo nel 1980 che il pubblico inizia a sentire parlare della cittadina di Roswell associandola all'atterraggio di un presunto disco volante. Sono due ufologi americani, Stanton Friedman e William Moore, a riportare la storia all'attenzione dei media. I due, dopo aver raccolto una gran quantità di dati e aver intervistato circa 60 persone collegate in un modo o nell'altro con la vicenda, pubblicano il libro The Roswell Incident, firmato insieme a Charles Berlitz. Ve lo ricordate? È lo stesso Berlitz che negli anni 70 si era praticamente inventato la leggenda del triangolo delle Bermuda, diventando milionario. Guardate il video dove vi racconto di quella storia. In questa nuova versione dell'incidente non si parla più di palloni meteorologici, ma piuttosto dell'esplosione di un disco volante e della successiva caduta di frammenti sul ranch di Brazel, esplosione che sarebbe avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio. Il disco vero e proprio sarebbe in realtà precipitato nella piana di St. Augustine, a circa 250 km a ovest di Roswell, dove sarebbero stati recuperati anche i cadaveri di alcuni umanoidi, presumibilmente l'equipaggio extraterrestre del disco. Da quel momento altri studiosi iniziano a interessarsi al caso, tra questi due ufologi del CUFOS, cioè il Center for UFO Studies di Chicago, Kevin Randall e Donna Schmidt, che dedicano 3 anni per cercare i possibili resti e intervistare i testimoni ancora in vita. Nel libro UFO Crash a Roswell i due passano in rassegna le possibili ipotesi terrestri, scartandole una dopo l'altra: pallone meteorologico, razzo V2, aereo sperimentale, pallone bomba giapponese. Presentarono le loro argomentazioni e concludono che l'oggetto rinvenuto non può essere di origine terrestre. Randall e Schmidt riempiono il libro di aneddoti raccontati da testimoni di Roswell che già Friedman aveva scovato e intervistato in precedenza. La testimonianza più intrigante però è quella di Glenn Dennis, che nel 1947 aveva 22 anni e lavorava alle pompe funebri. Dennis racconta che quel luglio di 30 anni prima la base aeronautica lo aveva contattato per avere informazioni sulla disponibilità di casse da morto di piccola misura e sulle tecniche di imbalsamazione di corpi che erano stati esposti per giorni alle intemperie. Strano, no? Ma ancora più curioso appare il resoconto dello stesso Dennis circa gli insoliti movimenti che aveva notato all'ospedale militare all'inizio di luglio. In quel periodo avrebbe incontrato un'amica infermiera della base, Naomi Self, che spaventatissima lo aveva sollecitato ad andarsene se non voleva finire nei guai. In un'altra occasione la stessa infermiera gli avrebbe confidato, implorandolo di tenere segreta la sua rivelazione, di aver aiutato i medici ad effettuare l'autopsia di alcuni piccoli corpi dalle sembianze strane. Poco dopo quel colloquio, la donna, espulsa dalla base, fu trasferita in Inghilterra. In seguito Dennis disse di avere saputo che forse era morto in un misterioso disastro aereo. Sembra più la trama di un telefilm
film di fantascienza degli anni 70. E guarda caso, ogni tentativo di ricerca fatto anche dagli ufologi per rintracciare la misteriosa infermiera Naomi Self hanno dato esito negativo. Sembra proprio che una tale persona non sia mai esistita, ma non solo a Roswell, nemmeno negli Stati Uniti. Friedman intanto scova un altro testimone, Gerald Anderson, che sostiene di aver visto da ragazzo l'astronave precipitare nella piana di St. Augustine, proprio come raccontato nel libro. Così Anderson descrive allo Springfield News quel lontano ritrovamento. Andammo tutti a vederlo. Un grande pezzo argentato. C'erano tre creature, tre corpi, distesi per terra, all'ombra, sotto quella cosa. Due di loro non si muovevano, il terzo respirava affannosamente, come una persona con le costole fratturate. Ce n'era un quarto che sembrava avere prestato soccorso agli altri. Subito dopo, continua Anderson, arrivarono alcuni militari che intimidirono la compagnia ordinando ai ragazzi di dimenticare quello che avevano visto e senza cerimonie li accompagnarono fuori dall'area militare. Ma perché Anderson ha aspettato 30 anni per raccontare quella storia? Crescendo, spiega, se ne era dimenticato. Mi è stato insegnato che non si va dal primo che passa per la strada a dire «Accidenti, sai che cosa ho visto?» Con questa nuova prova in mano, nel 1992, Friedman e l'ufologo Don Berline scrivono un nuovo libro, Crash at Corona, dove si afferma che nel luglio del 1947 il governo recupera non uno, bensì due UFO, più sette extraterrestri morti e uno ancora vivo. La prima astronave, secondo gli autori, si schiantò nei pressi di Corona dopo una sorta di esplosione a mezz'aria che fece disperdere i rottami sulla fattoria. Il secondo UFO, sempre secondo Friedman e Don Berline, doveva essere per forza quello che vide Anderson. Lo studioso scettico Philip Klass, ex caporedattore di Aviation Week, fece osservare che mentre gli ufologi si perdevano in discussioni sulla data dell'incidente, cioè se fosse avvenuto il 2 o il 4 luglio, Bresel aveva dichiarato con assoluta certezza di aver trovato i resti dell'UFO il 14 giugno 1947. Klass cita i documenti segreti resi pubblici dopo il Freedom of Information Act, cioè la legge americana sulla libertà di informazione, mettendo in evidenza che anche a distanza dell'incidente di Roswell, i vertici della sicurezza degli Stati Uniti hanno continuato a cercare prove oggettive di qualunque tipo circa l'esistenza di possibili astronavi extraterrestri. Un esempio è la riunione che l'Air Force Scientific Advisory Board fece il 17 marzo 1948. Nella trascrizione si legge come il colonnello Howard McCoy, allora capo della sicurezza presso la base aeronautica, oggi ribattezzata Wright-Patterson, luogo del presunto ritrovamento, dichiarasse così: «Stiamo prendendo in considerazione tutte le notizie sugli UFO. Non vi dico quanto daremmo perché uno di quegli oggetti cadesse da qualche parte, in modo da capire di cosa si tratta, qualsiasi cosa sia». Secondo Klass, dunque, non era il governo americano l'artefice del complotto di Roswell, bensì gli autori di certi libri e i produttori dei programmi televisivi che speculano sul cosiddetto incidente di Roswell per il proprio tornaconto economico. Roswell, nel New Mexico, e l'Area 51. Questi due luoghi e gli eventi che li riguardano sono tra i soggetti più discussi all'interno della comunità ufologica. Man mano che il dibattito su Roswell si fa sempre più acceso, a Washington gruppi di pressione insistono affinché il caso venga risolto. In seguito al continuo baccano del rappresentante del New Mexico, Stephen Schiff, che denuncia un complotto da parte del governo e il silenzio del Pentagono, nel gennaio 1994 il ministro degli affari generali annuncia il via libera alla ricerca di qualsiasi documento relativo al presunto incidente. La notizia viene riportata nel Washington Post sotto il titolo «Il ministro degli affari generali indaga su Roswell. I cadaveri dei navigatori dello spazio sarebbero stati fatti scomparire nel 1947». Stupefatti dalla notizia, l'aeronautica militare inizia un'indagine interna che dura sei mesi. Il mese di luglio 1994 l'aeronautica rilascia finalmente un rapporto. We're confident once the report is out and digested by the public that this will be the final word on the Roswell incident. Gli investigatori dell'esercito, coordinati dal colonnello Richard Weaver, hanno intervistato i testimoni diretti del ritrovamento del relitto alieno che erano ancora in vita. Si è tacciato gli archivi e condotto una ricerca che li ha portati a Charles Moore, uno scienziato che nel 1947 lavorava al progetto Mogul, allora top secret. Il progetto Mogul, spiega Moore, prevedeva il lancio di una catena di palloni che contenevano strumentazione acustica progettata non per compiere misurazioni meteorologiche, ma
per intercettare i test nucleari dell'Unione Sovietica. Palloni spia, insomma, dotati di riflettori laterali per poter essere rilevati dai radar. Gli archivi confermano che una di queste catene di palloni era stata lanciata il 4 giugno 1947 ed era stata rilevata a circa 30 km dalla fattoria di Roswell, prima di scomparire dal campo dei radar intorno a metà giugno. Moore racconta anche che i riflettori laterali erano assemblati con listarelle di balsa rinforzate da un rivestimento di colla. Inoltre, rivela lo scienziato, la ditta di giocattoli di New York che fabbricava riflettori aveva rinforzato ulteriormente le giunture esterne con del nastro adesivo che aveva stampati dei fiori astratti di un colore rosa-violetto, probabilmente i motivi che qualcuno aveva interpretato come i misteriosi geroglifici. Infine, il rapporto dell'aeronautica dichiara che non esiste alcuna registrazione negli archivi ufficiali di quel periodo, cioè il 1947, relativa a operazioni militari straordinarie o ad attività di sicurezza che possono avere portato al primo ritrovamento di materiale e o di individui provenienti da un altro mondo. I risultati dell'indagine del Ministero degli Affari Generali sono invece rilasciati nel 1995. Le due indagini, condotte indipendentemente, conducono alla stessa conclusione, ma non tutti sono soddisfatti. Davvero è tutto qui? Nel giugno del 1997 l'aeronautica rende pubblico l'esito di una seconda indagine, iniziata in seguito alle proteste degli ufologi delusi dalla prima ricerca di 3 anni prima, perché non aveva fornito spiegazioni in merito alla questione dei cadaveri degli alieni. Ci sembrava ovvio, spiega il colonnello dell'aeronautica Richard Weaver, che se non c'era stato nessun UFO caduto a Roswell, non potevano nemmeno esserci gli alieni. Negli anni che seguirono il 1947, spiega il rapporto, l'aeronautica condusse esperimenti in cui venivano fatti cadere dei pupazzi da palloni posti ad alta quota per poter studiare i risultati dell'impatto. La descrizione che i testimoni di Roswell diedero degli alieni, nota l'aeronautica, combacia perfettamente con le caratteristiche dei pupazzi. Altezza tra 1 metro e 1,20 m, carnagione bluastra, orecchie, capelli, ciglia e arcata sopraccigliare assenti. Non mi sorprende, osserva Weaver, che le persone che videro questi pupazzi li scambiarono per esseri extraterrestri. Inoltre, conclude, solo nel 1978 si inizia a parlare di alieni, quando cioè ai testimoni intervistati si chiede di ricordare eventi accaduti 30 anni prima. In altre parole, Weaver accusa certi ufologi di avere collegato gli avvistamenti di dischi volanti posteriori al 1947 e relativi presunti alieni con l'incidente di Roswell, mescolando ricordi sinceri e fantasie. Tuttavia, l'ipotesi extraterrestre sembra la meno probabile, dovendosi basare principalmente su un'elaborata operazione di cover-up finalizzata a nascondere da oltre 70 anni le prove del ritrovamento di un disco volante precipitato nel 1947 e dei corpi dell'equipaggio alieno. Come sempre, risulta difficile immaginare un complotto che avrebbe dovuto coinvolgere migliaia, decine di migliaia di persone, riuscendo a resistere indenne per decenni, senza che mai una gola profonda spifferi tutto. Basta pensare che lo scandalo Watergate del 1972 svelò un autentico complotto governativo e costrinse il presidente americano Richard Nixon a rassegnare le dimissioni, venne a galla quasi immediatamente, proprio grazie alle rivelazioni di una fonte anonima. Bob Woodward, del Washington Post. Signor Markham, lei è qui per occuparsi delle frazioni al Watergate. Io non sono qui. E soprattutto grazie al lavoro investigativo di due attenti giornalisti, Bob Woodward e Carl Bernstein, e non certo grazie a qualche complottista della domenica. Se la gola profonda del caso Roswell non si è mai fatta avanti, forse un motivo c'è. Il fatto è che quando i complotti ci sono e vengono smascherati, non avviene semplicemente sulla base di rivelazioni sconvolgenti, come del resto sono quelle fatte dai testimoni dei libri su Roswell che abbiamo citato. Devono esserci prove molto solide e verificabili per ciò che si afferma. Nel caso del Watergate, alle rivelazioni corrispondevano elementi concreti di fatti che si potevano accertare e che alla fine portarono al crollo del muro di bugie che il presidente Nixon aveva cercato di erigere intorno a sé per nascondere la verità. Ebbene, insomma, essere scettici nei confronti delle autorità e di chi possiede il potere, ed è bene esercitare di continuo un'attenta sorveglianza su tutto ciò che fanno queste figure, ma stando sempre attenti a non confondere le proprie ossessioni con la verità dei fatti, altrimenti il rischio è quello di dare la caccia ai mulini a vento senza rendersi conto dei draghi che sono sotto i nostri occhi e che rischiano veramente di portare alla distruzione il nostro pianeta. Hanno spiato. Hanno piantato microfoni.
falsificato notizie, scritto false lettere. Hanno comprato uomini, sottratto documenti e così via. L'FBI e la giustizia lo sanno. Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a iscrivervi al mio canale. Se poi volete seguire più da vicino il mio lavoro, potete farlo attraverso le stories che pubblico su Instagram, oppure attraverso il gruppo Facebook o anche ricevendo l'Esploratore dell'Insolito, la mia newsletter settimanale dove condivido anteprime e anticipazioni sul mio lavoro. E naturalmente sul mio canale YouTube è attiva anche una community dove segnalo eventuali dirette e altre iniziative. Qui invece ci ritroviamo venerdì prossimo alle 13:30 con un nuovo impressionante episodio di Strane Storie. Se vi incuriosiscono le storie di UFO, alieni e extraterrestri, ne troverete tante altre sul mio canale. Potete inoltre approfondire anche con i libri, gli articoli e i video che trovate segnalati qui sotto dove ci sono i commenti. Ditemi cosa ne pensate, lasciatemi voi un commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontassi. Cercherò di accontentarvi. A presto! Lo sa, mi ha convinto! In che senso? E beh, voglio indagare anch'io i misteri. Ah, bene! Così, ieri sono andato in libreria e ho chiesto consiglio al libraio. Lui mi ha venduto il manuale del detective dicendomi «Legga questo e metà del suo lavoro sarà fatto». E così ne ho prese due copie. Dovrei essere a posto, no? Certamente.